29 luglio 1979. Muore Herbert Marcuse, uno dei pensatori più influenti del Novecento, particolarmente amato dai giovani in rivolta nei tardi anni 60. Il suo pensiero, anti-autoritario, rispecchia la volontà di cambiamento radicale che anima la protesta. Viene chiamato il filosofo del grande rifiuto per la sua allergia a tutte le forme di repressione e per il suo no secco alla civiltà tecnologica sia liberal-capitalistica che comunista sovietica. Esistono molte cose anche in questa società che io non vorrei respingere del tutto, negare del tutto. Al contrario, direi che considerandole sotto determinati aspetti, le apprezzo molto e non vorrei vederle scomparire. Quello che io rifiuto nel senso più completo è il modo in cui questa società è organizzata, il modo in cui essa sperpera e abusa delle proprie risorse, del modo in cui essa accresce la ricchezza unicamente di una certa parte della popolazione e allo stesso tempo non si preoccupa di fare praticamente niente contro l'abietta povertà ancora esistente in larghe aree del paese. Per la generazione del 68 è anche molto importante il suo concetto di liberazione dell'eros, inteso come liberazione delle energie creative dell'uomo, per la creazione di una società più aperta, fatta di uomini liberi e solidali fra loro. Fra i suoi scritti più importanti, L'uomo ha una dimensione, Eros e civiltà, un'indagine filosofica in Freud.